me Jonas mi è sembrato uno dei migliori in campo. Poi è calato perché c'era crampi, è entrato Zanetti perché in questa partita, 10 minuti alla fine, 5 minuti alla fine, ho pensato che era rischioso visto che la Roma ci stava mettendo un po' in difficoltà, mettere un giocatore esperto come Zanetti fosse più giusto perché desse anche più tranquillità alla squadra come presenza e tutto, però visto che stava finendo la gara. E comunque sono scelte, D'Ambrosio sa benissimo, cioè è stato in dubbio fino all'ultimo, poi ho scelto Jonathan. È un giocatore che chi conosce il mio calcio da dentro come giocatori sanno che gli esterni come me devono capire tante cose perché facciamo un gioco particolare e lui stesso deve memorizzarlo. Quando ci sarà la possibilità giocherà senza problemi. Io credo proprio di sì. Questa competizione sana fa solo bene, tant'è vero che ci alleniamo con forza, si vede che la domenica si stava bene, ora si sta bene, i giocatori sanno che tutti i giorni chi va in campo deve conquistarsi la fiducia perché posso cambiare, come giustamente ha detto lei sempre, perché siamo in diversi reparti o quasi tutti ormai veramente competitivi, no? Quindi questo dovrebbe far sì che succeda quello che ha detto lei, che siamo tutti sulla corda. Per me è più facile scegliere quando stanno tutti bene, perché chi scelgo di solito mi ripaga e non sbaglio, questo è, quindi alla fine spero si traduca in risultati.